You've told me more than once to show you my intention. Guardate che vista, raga. È stranissimo. Però tipo lì c'è il mare. E qua è tipo deserto. E qua poi vabbè, c'è Dubai, il resto di Dubai. Vi do il buongiorno, ragazzi. Sono le 6:34. E io ieri è stata la prima sera in cui ce l'ho fatta ad andare a dormire presto. Che da quando siamo qua da 10 sere sono andato sempre a dormire dopo mezzanotte per stare in piedi all'orario italiano, dato che qua siamo 3 ore in avanti. Ieri invece per la prima volta mi sono bloccato alle 10 locali, che sarebbero le 19 italiane. E vi devo anche dire una cosa di cui non sono troppo fiero, ma penso che è importante sia per me che per voi. Praticamente dopo 10 giorni di dieta il mio peso era sceso addirittura. Aspetta, forse la lente è un pochino sporca. Il mio peso era sceso addirittura a 74,6 kg. Quello è stato il mio lowest weighing, che era 3,1 kg in meno del primo giorno. E ieri ho fatto un mini binge. Non è stato così esagerato, però tipo sono andato 500 calorie sopra il mio macros, che non è malissimo. Però invece di mangiare il 2003 ho mangiato il 2008. E praticamente sono sceso, mi sono mangiato una donut e mi sono mangiato un pacchetto di patatine piccolo e mi sono mangiato del mango essiccato. Quindi sì, non è stato il massimo, ci tenevo a dirlo. Forse anche per questo la faccio un pochino più gonfia oggi. A volte è così, raga. Però mi rimetto in sesto. Mi sono anche pesato, tornato a 76 kg. Molto probabilmente è solo acqua. E nei prossimi giorni proviamo a riscendere giù e dovrebbe tornare tutto normale. Ci tenevo a dirvelo. Anch'io lascio che lo stress a volte prenda il sopravvento, ma non ho scuse, non ho scuse. Disciplina deve regnare soprattutto. Quindi nei prossimi giorni ci mettiamo sotto. È passato un po' di tempo, lo dico subito, sono le 2:50 e oggi in realtà non doveva essere un vlog, dovevo riposarmi, però visto che nell'ultimo video avete risposto in tanti alla domanda se dovrei fare più video, avete detto in tantissimi sì Giulio fai più video, e quindi why not, sono qua completamente impromptu, ho deciso di fare, madonna. Sì ragazzi, quando mi faccio la doccia i capelli diventano esplosivi e sembro pure abbronzato con sta luce. In realtà io mi vedo pallido. Comunque, stavo per andare in palestra. Oggi è la giornata pull day di ipertrofia. Solitamente non avrei filmato perché mi concentro meglio negli allenamenti quando non devo filmare, ma oggi ho pensato, sai cosa, filmo e poi metto la telecamera e faccio vedere un set di tutti gli esercizi che ho fatto. Ma intanto io non ho ancora mangiato nulla, sono a digiuno. Una domanda che mi viene posta spesso anche dai miei clienti quando a volte magari mangiano di più di quello che dovrebbero è: cosa faccio? Taglio tutte le calorie e torno indietro per provare a recuperare lo sgarro? Io dico di no, perché non vogliamo entrare in cicli o circoli viziosi che poi causano disturbi alimentari. È una cosa veramente secondo me importante, raga. Non dovete bacchettarvi. Se voi andate oltre la vostra dieta il giorno dopo dovete solo riprendere il piano alimentare senza provare a invertire, provare a mangiare di meno, perché poi così secondo me è quello che causa veramente dei disturbi, che dite vabbè mangio di più e poi domani mangio di meno. Però poi questo, non lo so, la relazione col cibo secondo me così viene sfanculata. Però io oggi fino adesso non ho avuto fame, quindi non ho mangiato, quello è assolutamente normale. Sto bevendo un sacco di acqua. Però vado in palestra, prima voglio farmi qualche cosa per non andare a digiuno. Quindi andrò sicuramente adesso al supermercato a prendermi una banana, e se riesco a prendere anche un frutto con della vitamina C, quindi un kiwi o un'arancia o qualcosa del genere, vado a prendere quella. E in più mi faccio accanto una di queste protein bar della Food Spring Extra Chocolate White Chocolate. Sono veramente buonissime, ragazzi. Se potete io ve la consiglio al 100%. Col codice che vi lascio qua ci avete pure lo sconto. Sono le migliori barrette proteiche che ho mai mangiato. Veramente, provatela se potete. E in più oggi per un pochino più di carica mi prendo questi Energy Aminos. Come ho detto nel primo video, non li prendo perché ci sono aminoacidi, ma li prendo come se fosse il pre-workout, perché ogni scoop ha 200 mg di caffeina. Quindi prendo questo prodotto per la caffeina, non per gli aminoacidi. Questo ha gusto mela e devo dire che è bella bella forte. Quindi dovete veramente metterci un sacco di acqua dentro. Però veramente l'energia che mi dà questa è assurdo. Dà un'energia a lento rilascio che dura tipo 3-4 ore dopo il workout. Quindi non avete quel picco magari con altri pre-workout che date tutto in palestra, poi siete distrutti. Con questo vi dura tipo 3-4 ore, è una cosa incredibile. Quindi mi faccio uno scoop di questo, barretta proteica, e ora vado al supermercato. Ah, a proposito, Sammy non viene, che non si sente granché, quindi gli ho detto meglio che ti riposi, è domenica, non forzare niente, stai ritardando il video scorso, quindi andiamo in palestra solamente io e voi. Però vi chiedo, lasciateci un bel like se vi sta piacendo questa serie di Dubai, che mi carica e ci carica veramente un sacco. Ciao bro, ci vediamo dopo. Ciao. La cosa figa è che abbiamo il supermercato proprio accanto a casa. E ragazzi, mi sono preso anche questa fruit salad per 8 dirham.
Benissimo, raga, ora non ci resta altro che prenotare il taxi. E qua a Dubai si usa questa app che si chiama Careem. Ok, è già arrivato, lo vedo lì in lontananza. Sir? Yes, sir. Oh, raga, ma che stai a dire? Ma che state a dire? Oh. No, eh? No. Non dirmi che è chiusa, cazzo. Non ci credo, raga. Porco due. È chiusa sta palestra. Vabbè, ce ne stanno altre nella zona che volevo provare, quindi mi sa che andrò in quelle altre. Cazzo. Che palle, ho appena speso per il taxi. Sono preparato tutto bene, meno male che non ho ancora bevuto il pre-workout. Vabbè, mi faccio un giro del coso, dell'isolato, e vediamo di trovare un'altra palestra. Disarmale. Yeah, my whole family is in Europe, so there it's bad now. Yeah, there it's too bad. Yeah, yeah, yeah. So I was meant to go back, but I decided to extend and stay here. Ragazzi, back con un altro voiceover. Questa, devo dire, è una delle cose preferite che faccio, perché mi sento di parlare direttamente a voi. Quindi adesso che vedete me che mi alleno in sottofondo, voglio fare un voiceover in cui vi parlo direttamente. Non lo so, sento che in questo modo posso veramente aumentare la connessione con voi, ragazzi. Sam mi dice che non è il massimo, quindi per favore fatemi sapere. Se vi piacciono i voiceover, provo a farli in ogni video, perché per me sono una delle cose preferite che voglio fare. Adesso volevo solo farvi sapere e capire che questo video l'abbiamo registrato 2-3 giorni fa, quindi quando era tutto nuovo e le palestre qua erano ancora aperte, i casi in Italia erano, non, diciamo, non era la situazione così critica come è adesso. Quindi è quello, se c'è un pochino che dite ma come, lo sapevamo già, questo è il motivo. Questo vlog doveva uscire magari tre giorni fa, invece abbiamo fatto uscire l'annuncio o comunque quel road talk, e di conseguenza questo è slittato un pochino e quindi siamo un pochino indietro con i video. Però questo vuol dire che probabilmente mettiamo daily, o almeno mettiamo un po' più di frequenza i video questa settimana. Quindi se vi sta piacendo e volete più video, mi raccomando, lasciateci un like, ce lo fate capire, apprezziamo tantissimo. E niente, quindi questo sì, era il primo giorno quando ci hanno annunciato le palestre, quando la situazione non era critica e quando ancora quindi non capivamo veramente il fatto che ci hanno chiuso le palestre. Era, non lo so, era una cosa grave. Invece dobbiamo capire che una sicuramente non è il massimo, non è la cosa ideale, però è veramente poco rispetto al problema molto più grande, la situazione molto più grande che stiamo vivendo. Quindi sì, ci tenevo solamente a dirvi questo. Io vi ringrazio veramente tutti del supporto, se siete arrivati fino a qua lasciateci un like, veramente ci aiuta, e godetevi il resto del video. Ok raga, stavo cercando un posto con la luce buona per fare un physique update. Chiaramente sono più pieno perché ieri, come sapete, vi ho detto, ho mangiato di più e mi basta pochissimo per riempirmi. Mi sento molto molto meglio dopo l'allenamento. Prima veramente sembrava che andasse tutto male. Adesso voglio fare insieme una cosa che Sammy non lo sa. Vado da Sammy e gli dico tutte le belle news. Gli dico che le palestre potrebbero chiudere anche qua, e gli dico un'altra cosa, che hanno messo praticamente un segnale che dice che dalle 10 di stamattina fino alle 5 l'acqua non si poteva usare perché la stavano disinfettando proprio per il coronavirus, e l'avevano tutta messo un sacco di cloro. Io non lo sapevo, ho bevuto un po', ma meno male che non ho bevuto così tanto. Mo' vado da Sammy, glielo dico e vediamo se è in panica. Oh Sammy, ti devo dire due cose importanti. Sei pronto? Per la notizia. Uno, sono andato lì, la palestra era chiusa. No. Sì. Perché? Indovina un po'. No. Sì. Sì, sì. Hanno chiuso le palestre per il coronavirus. Tutte? Tutte. Questo è il primo annuncio, secondo annuncio, zio. Hai per caso bevuto l'acqua oggi, dal rubinetto? No, l'ho visto. Meno male. L'ho visto. Cazzo. Io ho bevuto, non mi hai detto niente. Vabbè, meno male, almeno non siamo morti di inclorinamento. Quindi da domani anche qua sono chiuse le palestre a Dubai. Meno male che ce n'abbiamo una, sì, nell'hotel e negli appartamenti, però... Vuoi vedere che chiudono pure quella, mo? Raga,
ragazzi, buongiorno, è la mattina seguente e io mi sono già pesato e sono felicissimo perché ieri avevo sgarrato, poi ho ripreso esattamente uguale la dieta e oggi ho fatto lo weigh-in che vi mostro adesso. Siamo tornati sotto i 75, 74.5, che è il lowest weigh-in di questo prep. Quindi avete visto? Ha funzionato come ho detto. Sgarrato, il giorno dopo invece di stare sotto in calorie mangiate o a appetito o seguendo il vostro piano, e il vostro corpo torna molto molto rapidamente allo stato di prima. Comunque mi resto e vi dico un'ultima cosa. Ok ragazzi, ci siamo, voglio fare l'ultima final chat del video e questo è importante. E è importante perché comunque, non so se sapevate, ma anche qua come in Italia l'Emiro ha deciso di chiudere tutte le palestre. E questo non è l'unica cosa, ci sono state altre cose che parleremo nel prossimo video, però intanto questa è quella più importante perché chiaramente tutto quello che faccio io al mio canale si basa sulla palestra, quindi che hanno chiuso le palestre. Qua la cosa positiva è che l'hanno fatto non come reazione, ma la fanno come proazione, no? Proattività. E anche se ci sono solo tipo una ventina di casi, l'Emiro ha deciso, invece di rischiare quello che succede in Europa, chiudiamo tutto prima, facciamo tutte le leggi che ha già passato l'Italia prima e così siamo sicuri, o almeno proviamo a contenere il più possibile, rispetto a tipo UK o l'America, dove hanno lasciato passare che un sacco di gente si infettasse. UK ancora non hanno chiuso niente, c'è mia sorella che sta all'università. In Inghilterra lì ancora non hanno chiuso niente e invece almeno qua sono stati proattivi, però è un po' uno sbatti perché hanno chiuso tutto le palestre e niente, volevo dirvi quello. Quindi ovviamente un po' ovunque in questo momento, sono contento da un lato appunto perché posso starvi vicino, dall'altro alla fine una delle ragioni per cui sono rimasto qua era anche perché pensavo che qui avrebbero contenuto, non avrebbero chiuso le palestre, almeno non così presto. E quindi sì, mi dovrò un attimino ingegnare perché a casa dovremmo iniziare ad applicare il sovraccarico progressivo, soprattutto se voglio continuare a definire e non voglio perdere massa muscolare. Ma quindi magari i prossimi video si fanno ancora più interessanti perché mi dovrò ingegnare e vi potrò dare parecchi spunti. Niente, questo è tutto per il video di oggi. Io spero vi sia piaciuto questo impromptu vlog. Fatemelo sapere, lasciatemi un like, lasciatemi un commento, veramente apprezzerei un sacco. Ci mettete 2 secondi e io sento che voi ci siete e sento che ho il vostro supporto. Mi raccomando, stay strong a casa, stay safe, state uniti, ma siamo uniti perché insieme questo si sorpassa e magari speriamo di prendere questo tempo per un attimino pensare a quello che ci sta dicendo questo coronavirus e i valori che ci sta mettendo in testa, che magari nella nostra società frenetica andiamo a mille, dovremmo invece apprezzare le piccole cose, la famiglia, cibo in casa, il semplice fatto di uscire. Veramente, deve essere una cosa di gratitudine, secondo me. E sì, detto questo, vi ringrazio a tutti. Noi qua iniziamo il nostro giorno, finisce il vlog. Ci vediamo al prossimo.